Ah sì? Beh, ma diciamo che è comprensibile dopo la giornata che ha fatto oggi, ecco, quindi non so se l'avete visto sui social, ha fatto veramente quello che fa Michael Masi alla fine. No, non l'ho vista perché purtroppo toccava lavorare, quindi disastro completo. Però ho visto che comunque le belle promesse che aveva fatto la Ferrari di essere comunque a 4 decimi, eccetera, eccetera, ha preso 1 minuto Leclerc, quindi ci può stare. Però niente, l'ho stretto troppo forte. Io sto qui. Personale, eccomi, pardon, non mi sentivo io. Dicevo, non. Cioè, l'idea personale è che comunque partiamo da un fatto, ovvero che Ferrari partiva che 3 mesi fa, quindi anche un anno fa, perché non era stata la prima gara del campionato, era doppiata e ha probabilmente a 1,50, 1,40, insomma. Diciamo che ha guadagnato più di mezzo minuto almeno. È stato comunque un passo avanti perché l'avevo vista già pimpante dalle qualifiche, però vediamo adesso. Bahrain è una pista tipica per iniziare a fare dei Bravo. pronostici e vedremo innanzitutto se ci sarà sempre il duello Verstappen-Hamilton. Perché sono molto, molto, diciamo, curioso di vedere questa nuova realtà, ovvero Verstappen che va come un treno su una Red Bull che è stata, secondo me, congegnata su di lui e vestita addosso a lui, anche perché tutte le persone che gli sono a fianco non riescono a fare benissimo. E poi vedremo cosa succederà, se Bottas dirà ancora una volta: questa Mercedes è inguidabile, credo che sarà l'ultimo anno in Mercedes per lui. Intanto Andrea Badolato, buonasera a tutti, soprattutto ai direttori di gara, perché il grande, ecco, per te che non hai visto la gara, uno dei grandi punti di discussione della gara di oggi è stato i limiti della pista, perché praticamente i piloti si sono trovati ad inizio gara, che la direzione di gara nel briefing con i piloti gli ha detto: tranquilli, valeva per la qualifica, in gara non vale niente. Dopo mezza gara, quando si sono accorti che Hamilton per metà gara aveva sfruttato i limiti della pista, si è aperta la direzione di gara in radio e ha detto a Mercedes: Hamilton ne sta abusando, occhio. E ecco, adesso lo sentiamo anche Alberto. Avevo avuto dei problemi perché non mi sentivo e allora vi vedevo solo fare comunque. Tranquillo. E dicevamo, poi la direzione di gara si è aperta via radio a Mercedes per dirgli: guarda che Hamilton ne sta abusando, richiamatelo. E dopodiché ti ritrovi nella situazione di dire: no, ma il limite della pista va rispettato solo se è un sorpasso. Cioè, scusate, o facciamo così o facciamo pomi, per come la vedo Sì, io. sono Cioè, d'accordo. dai un limite della pista, è sempre quello. Poi crei solo delle situazioni, insomma, che creano casino. Ma potrei andare controcorrente e anche contro i miei interessi. Potremmo chiedere a Michael Masi di fare il direttore di gara nel futuro. Oh mamma mia, Vieni si potrebbe anche fare. da noi e ci cambi tutto durante il Gran Premio. Siamo a posto. E vieni da noi, abbracciaci e facci sentire che siamo solo un incantevole taglio. No, No. basta. Era una citazione colta. Comunque, prima Vadi, vadi. si scherzava in quel del pre-live perché c'è stato un malinteso, credo, sul cambio d'ora. E quindi Ed è perché abbiamo cambiato solo noi. direi che i brasiliani non hanno questa. No? Aspetta. Aspetta.
Noi siamo cresciuti con questa roba qui alle 7 del mattino e sappiamo perfettamente quando cambia l'ora. In Brasile si vede che non hanno la stessa cosa. No, infatti loro mi sa che non hanno il cambio, ma non ce l'hanno o nello stesso periodo non ce l'hanno proprio, potrebbe essere, perché gli orari mi pare che cambiano, dovrebbero essere uguali, senza contare che anche in Europa c'è il dibattito, no? Vogliono cambiare orario, sì, no, ora legale, facciamo tutti la stessa ora. Ma qua va a finire che finisce che ci saranno alcuni paesi che aderiscono, alcuni no. Sicuro. E sarà una tragedia immane con gli orari. Cioè, che non ti potrai nemmeno mettere d'accordo con un francese. Il francese, beh, che ora è? Ma è le 5. Ma che l'italiano che ora è? No, veramente qua sono le 6. Attenzione, secondo me, al tragicomico. Dici. No, sono andato a scoprire un po' la situazione. Ci sono delle città che praticamente aderiscono all'orario legale, come San Paolo, come Paranà, come Rio de Janeiro. E San Paolo infatti aderisce. Come San Paolo, il riferimento regolamentare è San Paolo, 19 orario di San Paolo. Come Brasile. Però secondo me non... Però, o lo cambiano stanotte? No, come ora le città che non aderiscono all'ora legale sono Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, tutte quelle che diciamo non conosciamo. E niente, ci potevamo scegliere la città migliore, però ci sta anche. Che poi teoricamente si poteva prendere la capitale, Brasilia. Vediamo, attenzione, palesati, attenzione, eccolo qui. Scusate il ritardo, scusate il ritardo, ragazzi, avevo cose da fare. Jacopo, tu che ne pensi dei limiti della pista? A caldo, così, come ne parlavamo anche oggi. Un'emerita... Cavolata. Questa è proprio una vera no, no? Il cervello dei direttori di gara. No. Allora, no, che cos'è? Un gatto. È un gatto. È un gatto, non riuscivo a capire se era una pecorella. Devo ammettere che a un certo punto avevo pensato che fosse un alpaca. Da buona abruzzese non poteva essere che altro pensare a una pecorella. Cioè. Comunque, vabbè. Che dire? Comunque, saluto a tutti intanto che ci stanno seguendo. No, per quanto riguarda la gara, guarda, Luca, io e te l'abbiamo vista insieme oggi pomeriggio, quindi diciamo che le cose l'abbiamo dette lì per lì. Diciamo che non si è capito veramente come si doveva affrontare quella curva. Appunto. Si è creato un casino incredibile. Il mio punto di vista, la Red Bull non doveva dire a Verstappen di lasciar passare Hamilton a quel punto. Fatto è, la cosa più grave secondo me è che a metà gara, almeno dice Vanzini, poi io non so se Vanzini abbia inventato le cose, ha detto che la direzione gara ha comunicato che non c'erano limiti di pista. Sì, ma per tutto il weekend hanno preso poi, a cancellare i giri in gara hanno detto che non c'era. Ecco un altro controsenso. L'hai fatto in qualifica, tienilo in gara, nelle due sessioni ufficiali fallo e basta, così tutti, anche perché era un limite ragionevole, dovevi stare con almeno due ruote sul cordolo. Non è una cosa che magari è una linea, una cosa che magari il pilota vede poco, il cordolo lo vedi e lo senti, insomma non era un grande problema non starci dentro. È proprio la confusione generale, infatti non contesto neanche Hamilton, ma è proprio la confusione generale che poi nel sorpasso invece devi stare in quei limiti. Hai fatto una gara intera, girando meno l'angolo dello sterzo, sconsumando meno le gomme, mettendo prima il piede sull'acceleratore perché avevi lo sterzo più dritto, e dopo in battaglia non vale, vale poco per come la vedo io, ecco perché, si crea confusione. Comunque, torniamo al discorso. Ghiaia ed erba, e non ne parlavamo neanche di questa storia lì. Sì, no, sia che... mai poi la gente c'ha più pericolosità. Ma la fenomenale sono stati gli organizzatori in Russia, che quando alla proposta della federazione di mettere più erba e più ghiaia nelle vie di fuga hanno detto ma il nostro circuito è aperto anche ai privati, poi si insabbiano. E sti cavoli, cioè, non volevo dire un'altra frase romana tipica, ma sti cavoli.
Ma che scusa è? Vabbè. Comunque, gara molto divertente, perché è stata molto Sì. divertente alla fine. I valori in campo si sono visti quali erano. Sinceramente, per quanto mi riguarda, io non so se avete già parlato della Ferrari, però No, abbiamo solo accennato. il mio giudizio sulla Ferrari è molto buono alla fine, vedendo dove si era Pensa all'anno partiti, scorso. comunque arrivare come terza forza, a battagliare per essere la terza forza con pochi cambi che si poteva fare, ottimo. E per il resto, gara bella davanti. Dietro, diciamo, il flop della giornata per me, a parte Mazepin, il flop Sebastian. Mazespin. Sebastian Vettel, il flop vero della giornata di oggi, secondo me. No, ma più che altro è proprio un incidente. Quando l'ho visto, ho detto no, dai, No, è tornato quello cioè, dell'anno non ci scorso. credo. Porca miseria, cioè, ma uno ti piange il cuore che dice, ma cioè, sta proprio, sembra proprio che sta staccato con la testa. No, no, se... Perché era proprio una cosa basilare, cioè, era lì, era fermo, dove volevi andare. A quel punto vuoi affondare la staccata? Se proprio lo devi prendere, almeno sposta. Rimane, si è rimesso dietro No, e ha sbagliato la ha dato staccata. la colpa, la cosa più grave secondo me è che ha dato la colpa a Ocon di aver cambiato linea. Era dritto. Era dritto, era lì, era in traiettoria, ideale. Dice. 2 minuti e 30, fra poco iniziano. Intanto, guarda, mando in onda quella che è la classifica. Classifica che dice Formula Italia Team avanti, 325 punti, 57 lunghezze di vantaggio nei confronti dei Liga Online F1 che sono a quota 268 e che hanno 4 punti di vantaggio sugli MRL. MRL che stasera sono orfani di Ruffo, che è stato Ah, allora sicuramente, e torniamo in potevo studio, correre. il pilota più. Allora potevi. Ah, mannaggia, te la potevi giocare. Vabbè, ci pensa Matthew stasera. Da un punto di vista bene, perché per Matthew sicuramente è un avversario in meno guardando la concorrenza. Vedremo. Non... I piloti mi sono sembrati tutti i piloti che già conosco, quindi dubito che verrà fuori, diciamo, come si dice, il paradiso all'improvviso. Bordo. È cambiato il cronometro. Anche il cronometro soffre l'orario. Da 2 minuti e mezzo a 6 minuti e 50. Basta sapere. No, sembro onesto. Ah, aspetta, vado a fare un rifornimento. Arrivo subito. Andrea, dove Ci sei? occupiamo. Ho combinato un disastro. Cosa hai combinato? Devo andare a riempire la borraccia, mi aspetti un Ho secondo. rovesciato tutto il bicchiere d'acqua. È stato un disastro. Arrivo. Ai ai ai. È asciutto tutto. Beh, Quindi. comunque mi è piaciuta la gara. No, è stato divertente. Secondo me la gara, dal mio punto di vista, l'ha persa la Red Bull più che l'ha vinta Anche Hamilton. secondo me erano i più veloci, però giustamente boh, la Mercedes avendo due punte, il primo pit stop l'hanno Sì, sfruttata ma questa cosa, al sì, secondo però l'hanno sbagliato, eh. sì, Il al gioco delle due secondo punte l'ha sbagliata, perché col pit stop di Bottas era finito il gioco a due. Perché se era il gioco a due, prevedeva che Verstappen doveva rientrare subito per coprirsi da Bottas, allora sì che lì dico, ha vinto Mercedes, ha vinto bene Hamilton. Ma quando il gioco della Secondo me si Mercedes sono si è suicidati un po'. sbagliata, è stato un suicidio Red Bull, soprattutto l'ultima chiamata. Io dal mio punto di vista avrei cercato di vedere nel dopogara se facevano qualcosa, non ridare subito la posizione lì in quel momento con tutto quel casino che se si poteva fare, non si poteva fare. Appunto, proprio Doveva per il essere molto casino che borderline. c'era, io direi non ridargliela. Vai. Poi nel dubbio ne discuti nel dopogara, Appunto, dici. appunto perché. Magari va a finire che nella contestazione tiravano anche ragione. Perché, come ha detto Genè, faccio molta fatica ad immaginare che in 10 secondi la direzione gara ha preso una decisione, guardato le immagini, chiamato il team e detto di lasciarlo andare. È stata, in buona probabilità, una decisione autonoma. Secondo me Red Bull ha dormito tanto, sia a livello strategico, perché sei davanti, tu devi marcare. Bottas non è un problema, non avresti perso tempo. Si è visto quando comunque le macchine fossero efficienti a livello di DRS. Io Cioè, direi tutti hanno che avuto dei sorpassi abbastanza agevoli. Forse anche per il vento, io perché c'era direi un vento abbastanza sostenuto. che sono stati arroganti in alcune scelte, perché non so, anche dalla qualifica si sono sentiti con la macchina talmente superiore che hanno fatto anche lì delle cose non buone. Vedi Perez che è uscito fuori dalla top 10 quando potevi metterlo là davanti con gomma diversa.
visto che si andava su due soste, una macchina come la Red Bull che consuma meno le gomme ti avrebbe comunque dato un fastidio in più alla Mercedes, cosa che la Mercedes poi ha sfruttato nel 2 contro 1. Adulo intanto ci dice Ferrari da 7 risultato buono, ci sta, ripeto, partevamo da una Ferrari che l'anno scorso avrà preso quasi 2 minuti perché ha terminato doppiata su un giro da 1 minuto e 34 circa, 1 minuto e mezzo. Doppiata vuol dire che sei capitato almeno a 1,50, 1,45, finisci a 1 minuto in una pista dove adesso si gira più piano perché a fine gara si girava a 36-35. Sì, si girava abbastanza piano, però... Io intanto invece parlare di delusione, oltre a Vettel, che secondo me è stata la delusione più grande per quanto riguarda il Gran Premio, un altro che secondo me mi ha deluso tanto, visto anche un errore molto pesante, quello di Gasly, che sinceramente con la macchina che aveva, con le possibilità che poteva avere per lottarsi per il quarto barra quinto posto con Norris e Leclerc, si è fatto fuori al primo giro tamponando Ricciardo. Anche... pure vero, boh, però no, grave, ma... sì, ma non io credo che definire Vettel una delusione sia totalmente sbagliato, e vi chiedo e vi dico anche il perché. Allora, l'anno scorso delusione del Gran Premio, no, delusione del Gran Premio. No, non è proprio sbagliato, vi dico il perché non è, perché c'era da aspettarsi che facesse queste debacle, perché lui non gli è mai piaciuta una macchina col posteriore sbarazzino che avesse problemi di posteriore. Quest'anno, con il fondo che hanno trovato, con il fondo che è cambiato, la Mercedes ha problemi di posteriore, di conseguenza anche l'Aston Martin ne ha. Perché il segreto che c'era nella Mercedes, nell'Aston Martin dell'anno scorso, o Racing Point se vogliamo, era il fondo, che avevano un fondo che faceva piantare il posteriore praticamente in pista. E lui, quando si è ritrovato, cioè secondo me il passaggio è stato sbagliato di un anno di difetti, perché si è ritrovato una macchina con grossi problemi di posteriore come era l'anno scorso la Ferrari. Oggettivamente è giusto quello che dici. Io definisco Vettel delusione della gara odierna, perché se io vado a vedere anche cosa ha fatto il suo compagno di squadra Stroll con la stessa vettura, che comunque una vettura che ha problemi, Stroll è stato costantemente dentro la top 10, ha guadagnato punti, stessa macchina. Io, se vado a vedere il raffronto col compagno di squadra, dico Ricciardo comunque è arrivato poco dietro al compagno di squadra, Ocon comunque è salito su, ovviamente poi ha avuto contatto con Vettel ma stava risalendo su anche lui, non stava facendo una brutta gara. Sainz ha fatto comunque una discreta gara, rimanendo ottavo. Vettel, secondo me, di quelli tra tutti, anche con la macchina nuova, è quello che è sembrato più in difficoltà e oggettivamente ha fatto un errore abbastanza grave tamponando Con. Ti spiego perché è diverso tra Ricciardo, che è un pilota completo, ok? È un pilota completissimo. Invece Vettel, quando gli hanno cambiato sempre la situazione posteriore, la Red Bull nel 2014 non aveva di posteriore e lui lo odia. Odia il posteriore sbarazzino, lo odia. Se non è piantato il posteriore lui non va. E infatti si è visto adesso, si è visto con la Ferrari nel 2019, si sta vedendo adesso. Sentiamo pure il pubblico da casa se magari hanno anche loro qualche opinione a riguardo su questa cosa qua. Vediamo già due fazioni diverse. Una gara, e in questa gara lui è partito ultimo, e il passo gara non l'ho visto io, però non mi sembrava eccellente, o non l'ho confrontato con Stroll, quindi bisognerà vedere quello. Però sicuramente l'errore che ha fatto non è colpa del posteriore. Ma l'errore è di frustrazione per un weekend che non è andato. Sì, cioè, gli errori li ha fatti anche in Ferrari. Cioè, adesso mi sento un po' dalla parte di Vanzini, mi dà fastidio, però sei 4 volte campione del mondo e vai a tamponare uno che ti sorpassa. Li ha sempre fatti questi errori, se vai a vedere. Sì. Dico che è stato il peggiore odierno di giornata di oggi, secondo me, la delusione di oggi. Poi mi metti Imola, la prossima gara mi sta nella top 5, ti dico uno dei migliori. Ovviamente si batte una gara sola. Fa quarto.
Se poi dopo mi arriva quarto, mi arriva podio con la Aston Martin, sicuramente uno dei migliori. Io dico, secondo me, oltre a Mazepin, che ragazzi ha fatto un altro erroraccio pesante oggi. È scivolato sulla banana, diciamoci. Intanto, tra un po' si sta per partire nella nostra Bahrain del Mondiale, manca poco, vedo. Mentre, invece, per quanto riguarda, come giudicate la prestazione di Perez, partendo dal fondo, sostanzialmente? Bene, vabbè, sicuramente da questo punto di vista almeno non ha avuto gli stessi problemi che invece erano sembrati avere Albon e Gasly prima di lui con Verstappen. Secondo me il passo di Perez era comunque molto buono, perché ci sono proprio quelle quattro vetture, Red Bull e Mercedes, che c'hanno di più, 7-8 decimi più degli altri, cioè non li colmi, proprio di media, a un certo, di passo netto. A un certo punto hanno elencato i tempi con la stessa gomma, Perez 35-2, Verstappen 35-1. Erano lì. Sì, ma infatti. Infatti Perez ha fatto una buona rimonta, poi partendo dal fondo si è ricostruita una gara, quinto, ottima gara secondo me anche di Norris, è spaventoso il passo gara sua all'improvviso, come è andato a migliorare rispetto ai suoi competitor. Io dico comunque buona anche la prestazione dell'Alfa Romeo, soprattutto con Raikkonen, che si pensava un Alfa Romeo che stava in fondo con la macchina e con tutto, in realtà ha mantenuto bene vicino ai punti, è finito undicesimo, adesso non mi ricordo, Kimi. Comunque undicesimo, credo. Comunque non male la sua prestazione per essere... Ma anche Giovinazzi non è andato male, se non facevano quel casino al pit stop, l'Alfa comunque è cresciuta come vettura. Sì. È cresciuta abbastanza bene. Ecco. Prossima gara Imola tra 2 settimane, se non erro. Tre settimane. Sì, abbiamo sta pausa lunga, non l'ho capito, diciamo, logisticamente, perché non l'ho capita. Perché ok, Bahrain, ma devi andare a Imola, cioè 2 settimane ci stanno. Ovviamente dal Bahrain, se ti devi muovere verso l'Europa, non mi sarei aspettato di certo un back to back. Però un campionato di 22 gare, prendere adesso la pausa da 3, non lo so, saranno poi anche le ferie. Non lo so, magari forse per i voli e tutte queste cose qua, magari che devi fare tutti i giri, boh, non lo so, se adesso è un po' più rallentata la questione anche logistica. Comunque c'è una domanda dalla chat molto interessante. Adulu ci scrive: riferendomi a Vettel, è l'auto che deve adattarsi al pilota o il pilota che deve adattarsi all'auto? È una domanda. Credo più il pilota. Il pilota, io credo il pilota, perché tutti comunque hanno a che fare con un fondo nella quale posteriore è instabile. C'è chi ha fatto meglio, c'è chi ha fatto peggio. In questo momento io credo che sia più il pilota in questo momento che si debba adattare all'auto, e poi successivamente l'auto si adatterà al pilota con gli aggiornamenti. Però in questo momento che l'auto è nuova, il pilota deve metterci qualcosa in più se l'auto non va. Allora, per me è differente, ovvero se si parla al momento, ovviamente è difficile che il pilota riesca ad adattarsi alla macchina. Innanzitutto c'è stato un cambio regolamentare abbastanza grosso, e poi soprattutto è molto molto difficile adattarsi con così pochi giri di test innanzitutto. Quindi se prendi un pilota come Vettel, secondo me Aston Martin, devi iniziare a fare tanti di quei briefing per capire come lui vuole guidare e tentare di dargli la macchina che rispetta più possibile le sue esigenze. Perché non si ha più 2 settimane di test, se ne ha avuti 3, e quindi bisogna vedere se Liberty Media vorrà continuare con questa situazione qui. Secondo me 3 giorni di test sono assurdi, cioè non dovrebbero neanche esistere. Ma credo sia una condizione speciale. Questa è una questione del Covid, il fatto dei 3 giorni del test. Non credo che era una cosa, ecco, diciamo, preventivabile all'inizio. Poi comunque consideriamo il fatto che il 2022 ricambierà tutto. Cambierà di nuovo tutto, quindi è un periodo questo molto strano. Diciamo si è ritornati un po' all'antica, quando si utilizzava la macchina
più o meno la stessa macchina per 2 anni. Ovviamente ci sono dei cambi, però la base della vettura è più o meno quella dell'anno scorso. Quindi diciamo che è una condizione... Oh, intanto siamo partiti, 17 sì. minuti. Siamo partiti in questo momento e siamo partiti senza Mauro. Perfetto. Complimentoni, che dire. No. Il brasiliano ha detto, gli ho mandato 5 inviti. Se ti ha mandato la richiesta d'amicizia adesso, come ha fatto a mandarti 5 inviti? Vabbè. Ma a me non avevano mandato la richiesta di amicizia. Mi hanno mandato direttamente l'invito. Ma non gli arrivano a Mauro, io non ho capito perché. Ottimo. Si parte con 1 in meno, già possiamo iniziare. Se volete posso accendere il volante e mi faccio invitare. Fatti invitare, vai. Fatti invitare, lo dico, glielo dico. Vai, da opinionista a pilota. Vediamo se funziona. E niente, intanto quindi ci hanno già sabotato un pilota. Perfetto. Stanno iniziando adesso le qualifiche. Vediamo un po' come sono messi. Partono tutti con le rosse, credo. Quindi credo che sarà condizione normale per tutti, vero Lu? Sì, sì. Quindi adesso non so se stai mandando già le immagini, Luca, se hai già messo le immagini. Sì, sì, stiamo già mandando Perfetto. Le immagini. Perfetto. Ma ci siamo già. Il problema dopo è, non so, scelta della macchina. Dovresti averla. Io chi è, infatti, cioè, se entri... quello, ho detto, potevate almeno chiedermi della riserva, no, non partire. Più che altro, sì, no, se entra in qualifica, ce l'ha la scelta della macchina ancora. Sì, ce l'hai in qualifica, ce l'hai perché ti fa scegliere la macchina, quello sì. Incredibile, attenzione. Comunque sì, diciamo che si è venuta a creare una situazione abbastanza ridicola, che si poteva, per altri piloti si è attesi mezz'ora, per i nostri non si è attesi manco 5 minuti in più per capire la situazione. Prendiamo quel che c'è in questo momento. Vabbè, io cerco di risolvere. A Alberto lo stanno invitando nel dubbio. Quindi noi avremo la camera di Alberto vuota in questo momento, perché il nostro Alberto sta correndo. Sono contrariato, giustamente, Non è una cosa possibile. Oh, mi è arrivato l'invito. Perfetto, quindi Alberto passa direttamente dal commento a pilota, così. No, ho chiesto anche di provare a invitare Mauro Gold. Cioè, il problema è che non mi hanno chiesto una soluzione. Sono partito, dobbiamo andare, orario. Ma chiedetemi una soluzione. Vi do un altro nick, vi dico qualcosa. Per provare. È una cosa incredibile. Puoi chiedere a Matthew, vai in party con loro. Puoi andare in party con loro. Intrusi? Sì, Alberto, ti conviene in questo momento staccare la videocamera tutto, ci sentiamo dopo casomai, così non hai problemi. A posto, Superman. E niente, allora, siamo tornati in 3. Io credo che sia un qualcosa di indecente, perché si è partiti sempre mezz'ora, 40 minuti in ritardo. Mo c'è la fretta, E adesso... È entrato Alberto. E adesso è incredibile. Potrei godere, una doppietta potrei godere. Doppietta da Fromado a Nowhere potrei godere. Io non... Alberto ce l'ha, è la questione che entra e va fuori. Mara, pensaci tu. Tanto arrivano i primi tempi, Bortoloso primo. Non so, c'era scritto Mara. Mark, che Mara? Che Mara Venier, che è? Ma che ne so. Tanta roba, bello della Sia, bello della Sia. Allora, intanto sono partiti subito con queste qualifiche. No, più che altro, ripeto, non mi dispiace, cioè, mi dispiace per Mauro, perché volevo far correre altri piloti, ci tenevamo a far correre anche altri, ma almeno chiedetemi una soluzione, cioè se c'è un problema magari con quel nick, mi dite, no, dobbiamo partire, caspita, ma chiedete,
Non mi hanno chiesto niente. Luca, cioè, sei ostile al pubblico brasilero o argentino, no, o quello che è? Io sono molto diplomatico. C'è un problema, chiedete. Che problema c'è? No, c'ho, almeno c'ho paura, fateci sapere. C'ho paura, c'ho un... Hanno paura che te li mangi, no? Un attimo, allora... La Peppa, ok che mangio, sto pure a dieta, non me li mangio mica. Comunque Alberto ha preso la vettura mi dispiace per Mauro, ripeto. Bombe 88 ci dice: un pilota in meno significa forse punti recuperati. No, un pilota in meno significa che perdiamo punti dai League Online. Ne perdiamo tanti, perché per quanto voglia andare male la gara, cioè, corri con un pilota in meno. E attenzione, stanno inquadrando Mattia, che giustamente ha capito come si fa. Pole position provvisore. You know, una persona avrà due tentativi, Alberto. Una persona meschina noterebbe che stiamo girando 4 secondi più veloci delle Formula 1. Sì, infatti era quello che stavo per dire non io. Non è sbagliato. E non è sbagliato, perché ieri la pole, no, dai, 4 secondi, sì, 29. Sì, 28,997 è stata la pole. No, 28,9. Beh, però è proprio velocissima la pista rispetto alla realtà, perché la polla fecero a dicembre in 27,2, quasi gira in 24. Erano proprio molto più veloci le macchine. Quindi al momento Venom sarebbe in pole position nella Formula 1 reale. Ma no! Sì, diciamo di sì. Sarebbe due decimi dietro a Hamilton. Mamma sì. Codemaster, c'è qualcosa che non va nei tuoi calcoli. Non è una cosa possibile. Alberto ha preso la macchina adesso, addirittura sta facendo il primo giro. Vediamo un po' cosa. Se il primo giro me lo stampa sul 25,5, siamo a posto. Oh, Mateus, 24,9. Dov'è sbucato sto Mateus? È un brutto tempo. Vabbè, raga, tanto non è un problema, noi dobbiamo gestire tre gare. Ah, ragazzi, sì. Curva 1 è tortuosa in Bahrain, è pericolosa e tortuosa. Sì, partiamo davanti, non facciamo cammellate. Non facciamo. Intanto eccolo qua, Alberto. Speriamo che non crashi, Alberto, più che altro. Non lo vedo benissimo. Ok, adesso abbiamo anche l'audio della gara, che diteci dalla chat se è troppo forte eventualmente, così lo regoliamo. Comunque in curva 1 speriamo di non trovare un altro come Tictum. No, speriamo di no. Tictum se l'è presa un attimo nelle parti basse quando è arrivato a chi era Schwartzman in curva 1 nella seconda gara. Schwartzman, non diciamo l'esordio che gli serviva, ecco, se vogliamo, cioè, ecco, parlando dell'F2, diciamo che Schwartzman, da quando è stato eletto da Imaso come suo pilota preferito, non è riuscito più a ottenere i risultati che otteneva prima. Allora vediamo, Mateus rientrerà in pista, Redes e Bortoloso, perché zero giri, quindi suppongo siano nel loro secondo tentativo. Alberto sul traguardo per iniziare il giro, vediamo. Se si mette in top 4 al primo tentativo, ho un po' paura per la sua connessione, perché lo vedo molto zigzago. Oh mio Dio, oh signore, non lo vedo benissimo. Ecco, però ci fidiamo che è un problema sudamericano. Vediamo un po' il settore. Il fatto che non sappiamo i settori degli altri, no, però di solito 7-6. Ha rispettato i track limit comunque, Alberto. Senza essere richiamato. Il gioco è più severo della FIA. Sì, ma infatti, no, più che altro io stavo pensando a cosa. Ma a Verstappen gli è uscito i famosi 15 secondi che tu hai di tempo quando superi un pilota fuori dalla pista, devi ridare. potrebbe essere. Intanto Adulu ci chiede cosa è successo oggi a Piastri. È successo che si è girato Orking. È successo che si è toccato con Tictum, incidente di gara. Perché secondo me Tictum doveva lasciarlo lo spazio. Poi Tictum ha fatto la... come si può dire? La Tictumnata lì, cos'è? Una specie di tonnata, perché... il giro prima Piastri gli aveva risposto da far suo,
e l'aveva tenuto dietro. Alberto, 25-3. Buono, buono, buono Alberto. No, io fossi in lui con un po' più di benzina fare un altro giro spinto per prenderci la mano, così poi si tiene l'ultimo shot. Scusate, comunque... chi è Kong Fosca? Nella grafica che hanno messo, chi è Kong Fosca? Aspetta, nella grafica. Kong Fosca. Sì, nella grafica che c'era, di quella praticamente presa dalla Formula 1, dalla visuale dell'alo, okay, c'era scritto Kong Fosca. Con inquadrato un MRL, però boh, va bene. Ma forse giro perché di Mattia, ragazzi. Gli argentini. Ragazzi, giro di Mattia. Hanno... che deve togliere un paio di decimini. Mm, ce l'ha, perché mi ricordo che aveva fatto 24 e mezzo. Sì, sì, T1 in linea, 61 millesimi. Sì, di solito ci scappa lì anche un 3 quando lo vuoi fare bene, bene, bene. Un bel 27-3 ci scappa tutto. 24, vediamo. 27-3 la vedo dura, io. No, dico nel T1, volevo dire. Ah, ok. Pista libera sembra per Mattia, per ora sta guidando una Mercedes davanti, non spero che no, è abbastanza lontana. Bandiera gialla nel T2. Due decimi giù. Oddio, no, c'è Alberto. No. Ah, gli tira la scia, vabbè, gli tira Alberto. La scia. Bravo. Bravi. Very good. Perfetto. Per non essersi allenati, very good. Cioè, per non essersi allenato comunque bene Alberto, che era la riserva. Gran tempo, 25-3 di Alberto per ora, però molto bene. 84. Ci siamo. Per poco. Se migliora il T1, è il T1. Il T1, perché lui ce l'ha in canna il 27-4. Migliora anche la pista. Sì. Anche lì, boh, mi sembra che Lando abbia fatto la stessa manovra per passare Charles. Hamilton era sul cordolo esterno, ma Max restava più stretto e la vinceva a botta. Se Max restava più stretto, la vinceva a botta. No, sai cos'è? più che altro, tornando un attimo a Formula 1 reale, a me sembrava che addirittura in staccata fosse già davanti Verstappen rispetto a Hamilton. Quindi, in teoria, poteva rimanere davanti già in quel punto lì. La sensazione è che a un certo punto Verstappen non riuscisse a scappare, perché probabilmente a livello di ERS o comunque di potenza aveva dato talmente tanto nella fase di sorpasso che ha fatto un giro e mezzo in ricarica totale, sì, per preparare l'attacco eventuale dopo, che non gli è riuscito. Secondo me, ecco, tornando a prima, doveva rimanere davanti e lì hanno dormito gli uomini della Red Bull. Credo che Drive to Survive 4, quando sarà per il 2021, sarò curioso nel post-gara cosa diranno lì. Matheus 24-7. Questo è un tempo buono, eh. 24-7 è difficile adesso da prendere. Quindi praticamente mi state dicendo che Bortolozzo, ovvero il leader della loro classifica di categoria 1 Elite, prende più di mezzo secondo, quasi un secondo suonato dal primo della seconda categoria. Bene. Cioè, no, ripeto, Matheus è il primo della seconda categoria, eh. Però la domanda che mi viene è che suddivisione è stata fatta. Sì, infatti ho cercato informazioni apposta, perché so bene essere informati su chi sono gli avversari. Cioè, allora, Alberto gli manca uno sputo per essere in seconda fila, proprio uno sputo gli manca, quindi... considerando, ripeto, che è totalmente a freddo. Nico, terzo. Nico terzo, vabbè, si marge, ripeto, non ci sono rivali pericolosi, cioè, un LoF1 è lontanissimo, che è Bortolozzo. Sì, che è coperto da Alberto. Matheus la può anche vincere la gara, cioè, come si dice, ce ne importa il giusto, l'importante è stare lì, raccogliere punti importanti e porti a casa il vantaggio, fai come Rosberg o Hamilton. Vinciti le gare, che tanto faccio secondo. Più che raccogliere punti e non perdere punti per altre cose, visto che... No, quello no. Intanto stiamo facendo tanti di quei followers che la metà va. Eh sì. Stanno salutando tutti, quindi salutiamo Pietro Sancetta, grazie per Ringraziamo per il follower.
grazie, grazie a tutti ragazzi, perché questa sera grazie male. Credo che anche l'argomento Formula 1 reale, visto che appena tanto interesse da parte dei nostri spettatori, se vogliono fare domande anche sulla gara odierna del mondiale, ma anche su quella reale, che ce la facciano, noi terremo a rispondere più o meno a tutti, anche domande interessanti magari per capire un po'. Allora Leopoldo, comunque vorrei sottolineare il fatto che io, da appassionato di F1, giovedì sono andato a vedere le comunicazioni degli steward e ho visto che non avrebbero visto i track limit in curva 4. Poi il venerdì ho visto che hanno modificato e che l'avrebbero valutato solo libere e qualifiche. Ma vi pare normale che dei team in pista non abbiano visto questa cosa? Ma infatti è quello che dico io. Da un certo punto di vista c'è anche la colpa di Red Bull, cioè non puoi cascare dal pero. No. Soprattutto perché è stato specificato, anche è stato detto nel briefing dei piloti. Cioè... No, ma infatti più che altro era Verstappen che non sapeva di questa cosa, e mi sembrava strano perché avevano detto che nel briefing dei piloti avevano parlato di questa cosa in curva 4, e lui, stando nel briefing dei piloti, doveva già saperlo in primis che si poteva fare. È una situazione, diciamo, paradossale. Sembra più la master nostra con Mark, con limiti, non limiti, è taglio, non è taglio. L'abbiamo spostato nella. E là ti rendi conto che siamo più organizzati meglio. E là ti rendi conto che siamo organizzati meglio. No, non è come la master nostra, semplicemente perché noi ci arrivano i limiti e quelli sono, anche se poi non cambia. È quello il problema, è stato quello, infatti, che c'erano dei limiti un po' astrusi, cioè. Disordinati, ecco. Comunque Alberto, ha iniziato il giro, puoi dire giovedì, ok, non faccio i track limits, poi vabbè, ci può stare al venerdì, vedi che porta. Oh mamma mia, che è successo? Cosa ho visto? Beh, ho visto un tizio andare dritto per dritto perché non c'era tempo. Vabbè, 8 secondi, dubito abbia tempo. Oddio, però se c'è un po' il se manca gap, quel minutino, se manca quel minutino solito. Rodrisa fuori. Vabbè, era una delle due assi. Io credo che ci sia il bug del minuto, perché Matthew sta uscendo adesso, quindi sì, sta uscendo adesso. Alberto sta arrivando con 2,5 decimi di vantaggio, occhio perché potrebbe insarsi in terza piazza. Eccolo. Bandiera attacco. Si devono migliorare gli altri. Matteo ha cominciato il giro poco prima di Alberto. Appena sì, Mattia è l'ultimo che farà il tempo. E Matteus mi sa che è davanti, vedo una Mercedes. Infatti sì, c'è Matteus davanti a Matthew, lo può usare da esca. Stanno tutti. È strano, non ci aveva problemi sta stanza, va bene. Allora, Bortolozzo al momento, vediamo un po'. Mazepin in un fine settimana ha fatto più testa coda che Palpato in una notte. Questo effettivamente mi sembra onesto. Si sta migliorando Bortolozzo, ma per ora rimane lì con quel distacco di miglioramento, ecco, quindi. Io andrei su Matteus e Matthew sono uno dietro l'altro. Sì, ma ti pare che vanno su Matteus e Matthew? E niente. Che bella la logica. 23, 24, 25, 2, rimane nono. Buono, no, non è vero, quinto. Buono, perché non scavalca, Nico non si è migliorato, Aredes credo che abbia finito già il giro. No, Aredes lo sta facendo adesso. C'ha un giro sulle gomme. Ho sbagliato la... Andiamo su 24 e 6. Matthew, 24 e 7. Va bene. E attenzione a Redes che potrebbe strappare la seconda posizione, la terza posizione ad Alberto, ce l'ha il tempo. 280, sì, se non fa disastri. Orbita abbandonato, vai mo, che la stanza è stabile. I problemi ce l'aveva solo Mauro, dobbiamo partire. Okay, a Redes box. E quindi si gode. Buono, secondo e terzo, con un pilota che non ha mai girato praticamente. Va bene.
Sì, Windows Svista dice: ci siamo detti che andare troppo fuori in curva 4 era possibile. Quando abbiamo visto Hamilton farlo troppo evidentemente, lo abbiamo tolto. Non puoi. È quello che, infatti, il punto della questione. Devi dare un limite preciso, cioè non puoi cambiare idea a metà strada. Tanto il limite è quello tutta la gara. Comunque, Luca, comunicazione di servizio da parte di Dr. Long: godo come un ricco. No. Beviamo di legge, beviamo, eccolo. No, che io faccio disastri con sto bicchiere. Oh mamma, eccoli qui. Comunque... Piero e Rama. Allora, comunque Rama sembra il più Beh, Piero, di Piero è il vecchietto di paese, arriva di qua da Macon qua dietro non lo so, comunque... è più imbaccuccato di Lopez che nel gareggiare, cioè, guarda, sembra in uno stanzino chiuso, io non so se altro che lo stanzino di Bobby. Il verde sembra il verde del green screen, cioè ha una camera tutta green screen questo qua. Poi c'è il microfono che c'ha il rosso come il microfono della Camera dei Deputati quando devono parlare. Onorevole Tling si accende di rosso, sì, ma si vede solo il microfono, c'è un'altra angolazione magari, no? Sembra un'angolazione un po'. Quanto è grosso sto microfono? Le radio private. Comunque, diciamo, tornando a quello, sì, il problema era l'interpretazione. Date una regola, manteniamo quella. Stiamo su quello. Intanto arriva un altro ospite che si aggiunge. Attenzione. Sì, no. Si stava aggiungendo. Si stava. Torniamo. Ci riprova. Attenzione. Vediamo se ce la fa. Ce la fa, non ce la fa. Ce la fa, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Eccolo. Hai cambiato la posizione della telecamera? No, sono in cucina. Ah, non puoi urlare. Direttamente dal Vangelo, probabilmente, non si sa. Quanta gente è mezzanotte, bellissimo. Tutti nottambuli in Italia dopo il Covid, tutti nottambuli. Aiuta molto. Lo so, direi... purtroppo abbiamo letto anche all'inizio della diretta, ci ha sfasato un pochettino gli orari, il cambio d'orario, che in Brasile a San Paolo non c'è mentre da noi c'è, e quindi è slittata, è diventato dalle 11 di mezzanotte. Sì, che tra l'altro colpa dell'ora legale, tra l'altro mi sa che è l'unico giorno nella quale tutti devono abituarsi, quindi tutti faranno tardi. Rama. Rama è diventato Irama. Irama il commendatore. Come caspita lo faceva il tormentone di Rama? No, allora la tua schiena vestita da schiena. No, c'era l'altro, quello dell'estate, due estati fa, l'estate scorsa. L'estate scorsa. Io dopo UFO J-Sport, io dopo UFO J-Sport penso che ho dato, diciamo, cioè dopo che ho visto questa bella canzone, io penso che forse il mio nome è stato mai messo negli annali di Sanremo. Credo che mai dopo Musica Leggerissima c'è il mio pezzo ormai, no Luca? Potrebbe essere. E che cos'è? Dovremmo andare a ricontrollare le classifiche Spotify fra una settimana, i nuovi entrati. E che cos'è? Mentre... La scoteca. E questa è una grande discoteca, no? intanto giro di ricognizione, tutti i piloti scaldano le ruote, le gomme, le tutto. No, vorremmo vedere le strategie, perché ok la top 10 con la rossa, ma vorremmo credo gli altri in media. Non ci sono avversari, no, hard forse, o fanno hard media. No, non ce la fanno vedere. Io ragazzi c'ho una bruttissima paura alla prima curva. Poi dite voi, ma io non me la sento. Allora, da lì davanti spero e credo niente. Tictum era occhio, ma Tictum era terzo, io ti ricordo. Long di colpo è diventato il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo. Il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo. Compra il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo. Salve, sono Den, creatore del pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo. No. Intanto, ecco l'altro gatto. Abbiamo trovato un altro gatto. Comunque, credo che in questo gruppo di fit ci sono più gatti che piloti. Tra un po'.
formazioni sia importantissima. Potrebbe essere tra Napo, il mio, che adesso ovviamente porta chiusa perché la stanza, poi dice ormai anche mio fratello che è un po' pianificato allergico, mai nella vita. Bene signori, però ci siamo, rullo di tamburi, rullo, più che di tamburi, a mezzanotte non penso che sia molto buono il rullo di tamburi, però partenza, vediamo, non si vedono le luci, via adesso, ho detto questo, la stanza non... via adesso messa, no, non parto più, ah ecco, partiti è partito bene Matteus, è partito bene anche quello con l'Alfa Romeo, che non so chi sia, quello di Simarg, oddio, ma si infilano in 30, l'importante è che non si infilano in 30, oddio, buono. No, perché è passato Bortolozzo. No. Bortolozzo Alberto c'è? No. Bortolozzo Alberto è passato. Ah, è quarto, vabbè, ma loro devono rimontare. No, no, più che altro Bortolozzo Alberto mi ricorda una situazione che è successa. Oh no, in una pista dove c'era un po' meno largo, Ale, si è girata una Ferrari che non ha il nome, però era buio uguale, è quello sì. E quello sì, era una gara notturna anche quella. Taccuino sulla schiena e let's go. È stato squalificato uno. Non lo sappiamo, cioè è una Ferrari. Non sappiamo chi è perché non c'è il nome. No, non è squalificato. Comunque è ritirato. La lobby è squalificato da sessione. La lobby è tutta a posto. La lobby è stato è più stabile che questa. Forza, via. Comunque, ragazzi, io adesso controllerò tutti curva 4. No, io credo anche voi dalla chat controllate insieme a noi curva 4 e capirete che il gioco è più severo di quello che voleva Masi. Io credo una perché la gara di oggi, Stempi, sei perso il ragionamento sulla gara di oggi. Io credo una cosa, chiaro, ragazzi, vai. Credo che sia questa potrà essere la gara in cui ci inquadrano di più, non perché siamo belli, ma perché ci sono in Liga Online primi e quarti, quindi possiamo dire. Ci dobbiamo sentire onorati, anche se però Bortolozzo vuole fare di tutto, fare inquadrare quelli di dietro, perché si sta staccando. Sì, vediamo, magari poi dipende anche dall'Ers. Rimando un attimo la classifica perché ce la chiedeva Leopoldo, eccola qui, 3.25, 2.68, 2.64, insomma si lotta principalmente con il Liga Online F1 e gli MRL. Preciso anche che anch'io ho dato contributo alla nostra squadra vincendo in Francia. Magico, ragazzi, mi raccomando, prima metà di gara curva 4 vale. Io curva 4 sarò molto severo, se io vedo che qualcuno esce fuori, occhio. Bortolozzo fuori dal DRS. Bene, meglio, uno di meno. Sì, ma Bortolozzo sta facendo di tutto per non far inquadrare i nostri piloti, Ma perché stanno inquadrando questa Ferrari della quale non conosciamo il nome, tipo l'uomo invisibile? Non scappa davanti Matthews, ma Matthew e Matthews sarà Matteo. Alberto giro veloce. Alberto giro veloce senza riscaldarsi. Se si riscalda, che fa? Vince la gara? Non lo so, perché se va in surriscaldamento non vorrei che facesse come le soft. Di legge, tanto esce una safety car sicuro, dietro sono incapaci. Ma ecco, segniamo. Curva 4, attenzione che si arriva in curva 4. La vediamo la Mercedes? Ecco, va benissimo. Come vedete il gioco non te lo concede, perché nel gioco se fai la manovra che fanno nella realtà, te lo dà l'avviso. Tu gli dici tanto male, ma è alla fine. Brasilero Piero. Allora, driver 66 hanno messo come nome, se vedete sull'alo. Beh, ma purtroppo non hanno i riferimenti. Mattia, ce l'hanno. Occhio, Matteus. Mattia mi sembra che non è che ce n'abbia di più. Sì, vediamo se lo passa, perché poi è un po' disgraziato. C'ha il DRS adesso.
Sì, credo che ora DRS subito, vediamo. Perché sì, magari lottando un pochettino si riattacca Alberto e vediamo Alberto. Comunque, quattro Mercedes davanti nelle prime quattro. Scusate, no, volevo dire. Ah, no, oh no! Non lo dire, no! La Mercedes rosa, no! È vero, perché adesso è Mercedes c'è l'attacco, c'è l'attacco, c'è l'attacco, c'è l'attacco, c'è l'attacco, c'è l'attacco, c'è l'attacco. Vai, 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 vai. Sì. Occio. Aiuto. Allora porta fuori, assegna il racing. Secondo me è lungo. Se tocca un pochino, occhio, non ci farà cazzotti. Non ci serve. Disputa. Alberto rimane dietro. Giustamente, non rompe le balle. Comunque, abbiamo già capito come fanno loro. Se io avessi, se io avessi fatto questa manovra in Francia, mi avrebbero linciato. No, vabbè, ma per esempio, l'ultima gara sono contrariato. Ci dice l'uomo. Beviamo, bombe, grazie, grazie. Beviamo. Marco, cartellino giallo, cartellino giallo. È stato Marco dall'alto della... è stato palese che ha accompagnato fuori Mattia, eh? È stato fallo fare. Quante volte lo vuole fare? Mica, non è che mo tutte le volte che Mattia staccava lungo. Se Mattia non andava lungo arrivavano affiancati, dopo lo tiri fuori. Lì eri un po' borderline perché Mattia era pelo pelo, quindi potresti starci, ma se poi è tutto affiancato dove lo butti? E adesso ci riprova, speriamo che Mattia non si innervosisca. Matteo non serve. Ma ne ha nettamente di più, ragazzi, è imbarazzante. Il misto va davvero bene, va davvero bene. Lo sai che prova adesso? No, 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 non vale la pena, perché poi eccoci lì, c'hai la linea del DRS, se passi prima di quella. Adesso c'è, adesso ne ha molto, dai, dai, Matti, dai, Matti, dai, Matti, dai, Matti, dai, Matti, dai, Matti. Deve stare esperando. Mamma, mamma. Bravo, bravo. Ed è la compagna, la compagna. No, non la compagna. Accompagnalo, accompagnalo. Vabbè. Linda maniera, eh. Però sei proprio un cane, fatelo dire che sei un cane. Madonna Alberto, quanto è andato vicino. Il fatto è che perdono tempo perché Bortoloso è staccato. Proprio un cane, Mateus. Mamma che cane. Non ho capito chi è. Oh Mattia, oh Mattia, Mattia. No, 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 no. Vabbè, però è la terza volta. Ma se, no, non è la terza volta. Qua si butta da pesce. Ho capito. Però, cioè, a pesce non va bene. Passano il rettilineo. Il rettilineo ce l'hai. Sì. Quante volte vuole fare? Però il problema è che l'ha buttato fuori in curva 1. L'ha buttato fuori in curva 2. Con curva 1 ci siamo. Curva 1 ci siamo. Non facciamo gli attacchi a pesce, non serve. E sono loro che si devono impazzire per vincere le gare. Perché ci dobbiamo complicare la vita? Almeno che non proviamo a fare questa volta il pit stop a questo punto. No, un po' presto, verso il settimo. Dal settimo è buono. Più che altro per evitare di arrivare appesissimi con le hard. Speriamo che Mattia, perché Mattia è di nuovo molto vicino adesso. Sono ritornati tutti sotto il DRS, mo bisogna stare attenti. Vai box, vai box e Matthews, vai box Matthews. Speriamo abbia rotto l'ala. Oh no, non si doveva dire. Sì. Difficile che doppia, la rotta era, ragazzi, avanti. Doppia sosta di Matthews con la Medi. Ma dove va? Sì, è guarda Bortoloso, guarda Bortoloso. Figlio mio. Figlio mio. Mamma mia che caimani. Adesso, ragazzi, bisogna scappare perché ce l'abbiamo e poi dopo è in pugno, in questo momento ce l'abbiamo in pugno. Qua prendiamo quello che dice Raffaele. Attaccare! Cosa ci dicono dalla chat, ragazzi? Ragazzi, passate a dare un'occhiata alle nostre gare, tutta un'altra musica rispetto al comportamento che hanno questi piloti internazionali, virgolettati. Mi dissocio. È vero, ma mi dissocio. Io mi associo fortemente. Oh, safety. Sì, safety. No. Safety. Dentro hard. Togliete ste bandierine che non servono a niente. Raga, questo è un problema enorme, purtroppo, perché i nostri si fermano e perdono tempo. Beh, cioè, Alberto perde tempo. Matthew invece dovrebbe rimanere in testa addirittura. Perché no, Matthew non dovrebbe avere grandi problemi. Tanto la gomma di Alberto gomma però di Matteo si sta staccando, Alberto si sta staccando tantissimo. Va bene, per perdere meno tempo.
Ipa, Saito. Speriamo bene, speriamo che perda poco tempo. Però è un peccato per Alberto, è veramente un peccato. Ci avrà da rimontare un po', però in mezzo a sto gruppone dopo la safety, te lo raccomando. Guarda quanto tempo. Mannaggia. Però almeno Mattia rimane davanti. La carrera J-Sport paga, J-Sport paga, ha detto Luigi. Duro, credo che todos haciendo vediamo, todos los que hicieron primer stint con las rojas no Alberto asegurar, c'è una Ferrari davanti che non ho capito che sta facendo la strategia dei pneumatici, ma probabilmente è una comparsa. L'importante no, davvero non so cosa sia lì, guarda. L'importante cioè, che sta dietro, l'importante è che sta dietro a Matthew. Stare a livello del resto dei piloti, i versi entra con un safety car nuovamente. Vabbè, tanto Matteo si deve rifermare. Bortoloso va in fondo perché ha seguito noi, ma Bortoloso non è il passo di Matteo. Alberto Alberto ha perso due posizioni alla fine, alla fine della fiera è andata pure bene. Beh, è più il problema di stare in mezzo al gruppo, l'importante è che sta calmo lì. Poi approcciare se maniore. Qui è, adesso hanno riproporre l'immagine, ma sembra chiaro e evidente che ma Alberto dove deve andare? No, ma sul muro di Grosjean. Sì, pardon, Matthew, sì, giustamente. Io voglio vedere se andiamo lì e gli diciamo che sono stati scorretti, cosa dicono loro? Vabbè, basta che mi danno il video. A me mi interessa curva 1 nel caso, come episodio, perché ripeto, quello è il tuffo lì alto a lei, il pin in discesa, è un tuffo proprio a buttarlo lì. Però lì era proprio a fianco e prende una sportellata che salutamelo. Poi l'ha accompagnato proprio, cioè si è visto che il movimento è stato ad accompagnarlo lì sul cordolo. Poi io potrei fare comunque il gentleman, come dice Marco, lasciamola loro ste cose. Potrei fare comunque il gentleman. Va bene, andiamo avanti. No. Poi però quando mi serve... No, più che altro vorrei... Più che altro curva 2 lì a sinistra, lì lo spazietto glielo devi concedere al pilota all'esterno, non buttarlo fuori. Anche perché Alberto era già esterno, cioè, pardon, ma Matthew era già esterno. Matthew in curva 2 nel richiamo di sinistra lo spazio te l'ha dato. Tu in uscita ti sei preso tutta la pista, l'hai tirato fuori. Ok, allora diciamo che siamo messi abbastanza bene. No, la Ferrari rientra. La Marco ripete la citazione del dottor Rock. Professor Rock, c'è un luogo e un momento per ogni cosa, ma non ora. Mister X, no, niente gentleman, picchiaduro Luca, Ernesto c'è il sangue da arbitro, la voglia di, quando si deve cazzià, dagli, batti il ferro. Diciamo che noi conosciamo bene Ernesto quando deve cazziare qualcuno. Io credo che Rodrigo, allora penso ultimo giro perché il gruppo adesso arriva, si stanno ricompattando tutti. Allora situazione delicata, sì. Situazione delicatissima per Alberto in ottava posizione, che adesso c'ha un bel problemino, quantomeno. Però di passo ne aveva allora, Alberto di più. Alberto virtualmente è quinto perché Orpiking si deve fermare. Rodrisa, che stanno facendo questi? Che si devono superare? Non cosa fanno? Magari si prende la sorpassa illecita. Il coach è De Seguri Dead. La coce del segurità. Oh, le hanno tolte le bandiere. Ma hanno sentito. Madonna, non si possono vedere queste cavolo di bandiere. Comunque, complimenti al genio che vuole fare due soste in una 50. Presidente, nulla da dichiarare. Oh, che è successo? Che, attenzione, si sono sorpassati Nico e Bortolozzo. Si sono sorpassati Nico e Bortolozzo sotto safety car. Però mi sa che non c'è penalità. Non l'hanno se non c'è penalità, no. No. Ma mamma mia, ragazzi, avete visto Mattia come ha baciato quasi la posteriore? Ha detto che c'è posto. State attenti alla ripartenza. Per l'amore del cielo, state attenti a sta ripartenza. Che fa, Rodrigo? Guarda questi che stanno a fare. Guarda che. Ma che è? Ma che è? Dilettanti allo sbaraglio! Ma cosa sta facendo? La corrida! Cosa vuole fare? Ma sono desincronizzati! Ho visto che gli è passato in mezzo per un nanosecondo. No! Rodri Zap, 5 secondi, collisione, che idiota! Ma è incredibile! Ma come si fa?
Ma che è? Il Circo International. Con il Reno, qui alla cuore della più che fan. Altro, sì, più che International, Mundial. Eh no, volevo dire, scusate, ripartenza del Gran Premio con Mattia che deve stare calmo. Mattia deve far finta che non sta... Oh, oh mamma. Si passò? Mamma mia. Mamma mia. Falli fare, Matti, falli fare. Falli fare. La posizione con Williams se le viene insieme l'italiano Matteo también con una velocità incredibile. Oh. Fuori solo il Renault. No, è una tragedia sta situazione, La situazione è una tragedia. Tenemos al chico de Leo Alain en la cuarta quinta posición a Nicolás Sesto. Sì, vabbè, guarda. Ma che deve fa quello? Mamma. Sì, se tiraron todos mal, muy mala esa maniobra. C'è lo spazio per andare in tre. Cioè, Matti ha perso due posizioni dalle due Mercedes per sta cosa. Vabbè, no problem. No, guarda, vabbè, guarda. Vabbè, va fuori. Oh, vabbè. No, vabbè, dai. Mamma mia che... Era tutto il Gran Premio che l'ha puntato, tutto il Gran... Adesso se mi dicono qualcosa, è tutto il Gran Premio che l'ha puntato a Mattia. Tutto il Gran Premio. Non dico niente. Non dico niente. Speriamo che Mattia non abbia rotto. Raga, hanno detto che sì, saliva molto rosso. Certo, sì, me ne sono accorto. Mamma mia. Mamma mia dietro, mamma mia dietro, mamma mia dietro, mamma mia dietro. Guarda il numero uno, tutti i chicos, por lo menos acá no hay toques, pero están corriendo realmente dejando la vida. Mamma mia, che situazione orrenda. Al limite abbiamo un Alfa Romeo Sauber por adentro. No, adesso però intanto parliamo della gara. Però se nel post gara mi tolgono punti su Mattia, mi arrabbio sul serio al prossimo collegamento. Voglio vedere che fanno. Se fanno reclamo, io rispondo con reclamo. Gli dico ok. E al pilota di Lino Online nella prima Alberto Sesto. Bravo Alberto, copri lì. Ma cosa c'è, l'armata Brancaleone dietro Alberto? Si aprono tutti branca, a prima. Branca, branca. Leon. Sono 70 macchine che vogliono passare. La cosa positiva è che Mattia non ha rotto niente. Oh, mamma mia. Sì, tocche. Matti, stai largo, il peruano che si perde il controllo del coche, nuova vuelta para frena prima. Tanto quell'altro deve rientrare per forza. Sei primo. Quindi pure se ti levano i punti, al peruano todavía ahora stabilizado el DRS recién en la próxima recta. No, Mattia, mamma mia. Viene con más velocidad punta el italiano Piero. Okay, due cambi, sì, questo va lungo sicuro. Non ce l'ha mai avuta quella staccata. Vai Matti. Esattamente, Piero, aver metto a questo va lungo. Fatto lo staccato, ne va lungo. E l'ha preso. Io non ho che dire. Vai Matti, vabbè. Vabbè, dai, però io forse guarda, lo concedo il lag. Dai. Voglio concedere. Guarda quello che c'è il cartellone davanti. Dai, è entrato, è passato. Mamma mia, un'ansia per una cosa. Ma si può una roba del genere? No. Vabbè. Cioè, ragazzi, lo stiamo vedendo qua, eh. Lo state allora, vedendo io, tutti? Io comprendo. Il lag. Allora, ma il lag ci può stare, perché ha fatto uno scatto strano. Ci può stare. Però lanciarsi in posti dove è impossibile passare, se non... Mettiamo anche difficilissimo, se non sei sicuro dei tuoi mezzi, è assurdo, è una cosa assurda. Occhio Alberto, che è in una posizione bruttissima. Perché sta in mezzo al trenino con Rodrizzape che sta ancora davanti, lì per miracolo. Alla fine, secondo me, questo non è neanche cioè, i piloti lì non si stanno neanche divertendo, secondo me. No, questo non è divertimento, guardate. Se questo è divertimento, ragazzi, io non ho idea, ma qui questo è guida al massacro.
Ares, el piloto, a ver, de Simar. Un po' la NASCAR. Increíble, el espectáculo. Que guarda, oh, guarda dietro. Guarda quella McLaren. Guarda Viegas. Viegas, tra tutti, era... dietro cosa è successo? No, Alberto! Sereni, credo che perdió conexione. Entre italiano y Ares. Uy, afuera Maxi. Se è ritirato un Simarg. También para el DRL Orbis. Safety car. Safety car di nuovo. Perdón, safety car de vuelta. Otra vez Matheus può fare la sosta se non è... Sì, ma perde tutte le posizioni. Fatto che un'altra, sì, ma poi non un'altra media non gli dura. Che sono 15 giri di media, sì, che gli muy, muy caldeado, cioè sono 17, un paio di safety car 15, limite, 14 giri di media. Mazzi che termina i danni sono, credo, su completo. Io credo che Mattia, io non vorrei dire niente, ma credo che Mattia qualche danno abbia avuto con quelle sportellate lì. Tutte quelle scazzottate. Però ecco, mi ha dato molto fastidio l'atteggiamento che ha avuto Matheus nei confronti di Mattia. Matheus ai box adesso. Qué carrera que estamos teniendo, ya tenemos dos coches de seguridad y no vamos ni por la mitad de la carrera todavía. Y tutti gli altri continuano. Matheus è ultimo. Muy importante. Tenía muy pegado, si eso genera que pierdas un poco la respuesta. Manco la publicità sanno manda. Sí, venían todos muy. Manco la pubblicità mandano. Bloqueando. Alcuni mettendosi. Guarda, paradossalmente adesso la situazione è un bene per noi, eh. È lo che avevamo, falta pazienza, no, Rama? Sì, è fondamentale il tema. È un bene per noi perché Mattia primo, Alberto terzo. Se Mattia scappa, Alberto ha l'opportunità di passare Nico. Uno e l'altro. Vediamo la vita carriera. Claro, faltava molto todavía. Sì, ma fortunatamente adesso Mattia è da solo davanti, gestisce lui la partenza e lui andrà via. Però è imbarazzante. Immagino che poi vanno a inviare unos varios video perché hubo varios toques, eh. La situazione che si è venuta in creare, non so i ragazzi da casa cosa dicono, ma è veramente una cosa. A me è sembrato palese un tentativo di Matheus di rovinare la gara di Mattia, perché l'ha provato una volta e due volte. E poi l'attacco al tornante, dove se lo voleva fare, non lo so. Che poi ha fatto l'incrocio, perché era esterno e poi interno. Io... Perché collocò le medie, sì. Basta al finale. No, più che altro, la cosa che stavo riflettendo, che per esempio hanno accusato me in Francia, e io oggi qua ho visto delle cose. Sì, LPF Rodríguez. Allora, c'è da analizzare la situazione. Questo fa capire quanto noi di Formula Italian Team siamo abituati, l'avevamo già detto, siamo abituati bene nei nostri campionati. Ci possono essere dei contatti, ci possono essere qualsiasi cosa, però delle cose del genere io non le ho mai viste. Perché? Io capisco che vuoi prendere punti, ovviamente siamo in lotta noi con il Liga Online, però... Tutti vogliono fare il meglio che posso, però entro certi limiti, cioè non è che possiamo fare un'oggia, non si diverte nessuno dopo, perché contatto di qua, no, ma non credo, ma non credo che neanche, non credo neanche quelli che ci stanno guardando si stanno divertendo, ok, siamo primi e terzi, ma quello che è successo fa schifo, dai, ammettiamolo, fa schifo, quello che è successo, perché non è competitivo, non è una competizione leale, quello che stanno facendo loro è una competizione contro di noi, perché noi siamo nettamente più forti, c'è poco da dire. Alzo le mani, facciamo che sono un uomo buono e mi piace la buona fede. No, beh, non la giornalista. Allora, qui non si discute buona fede e mala fede, però arrivare a tentare di portar largo un tuo avversario, perché è questo che è successo poi nel contatto con Bortolozzo, perché hai una carreggiata sulla tua sinistra da utilizzare, sei al di fuori della traiettoria ideale,
Non scherziamo. Non scherziamo. Todos los espectadores que están disfrutando. È un Jay Sport in modalità Angry Badolato, ci dicono la chat. No, io più che altro perché io, sai, io purtroppo ho una memoria abbastanza lunga. Io mi ricordo molto bene delle cose post Gran Premio che io so bene. E allora, siccome vogliamo essere duri, allora siamo duri. Cioè, a me non mi piace essere troppo. Io, allora, giusto quando devi commentare delle azioni che ci possono stare, magari colpa dei nostri piloti, magari no, ma quando succedono cose che vanno al di là di un'azione regolare in pista, considerando cosa è avvenuto qualche gara prima, allora lì un po' il nervo mi parte, perché io vedere quella cosa che hanno fatto a Mattia non mi è piaciuta per niente, perché l'ho notata subito che hanno cercato di far fuori Mattia, perché l'hanno cercato di far fuori. E se poi adesso mi dicono che non sarà così, e se poi danno la penalità a Mattia, io giuro vado in Brasile, faccio protesta. Vediamo, vabbè, mettiamo le macchine davanti, no? Possiamo prendere pure 40 punti di penalità. Comunque, partenza, ripartenza, ripartenza, occhio. Ci sono quindi buon Alberto, buon Alberto, buon Alberto, buon Alberto, subito, bravo. Subito Albi, bravo, bravo. Oi. Bravo Alberto, bravo Alberto, importante questa staccata. Quale vale Alberto? Se le va a tirare sicuramente. Non la forzare, stai allora, dentro. Alberto, però, le ha perso il posteriore. Perso la macchina, peccato. È facile l'intrazione. Sì, sì, lì l'ha persa la macchina. Però va bene, va bene. Allora, dietro sta succedendo un po' di tutto, perché Zanelli credo che abbia commesso un errore, ha perso due posizioni. Matthew sta tentando di scappare, sappiamo che Nico comunque non aveva il passo per stare dietro a me. Adesso bisogna vedere solo Alberto se riesce a disfarsi di questi due davanti e poi cosa faranno. Alla fine ha fatto la sosta per me cambiare la meglio. Sì, è andato ai box, tanto lui era ultimo. Borderline, anche Matthews ha messo una media. Sì, lui è rientrato. Matthews ormai in mezzo. Sì. Hanno tutte e due messo la stessa strategia, provare a risalire con la media. Che però secondo me arriverà un po' tirata. Sì, perché poi con due safety ha salvato molto la hard a quel punto. Se era tirata anche la hard, adesso l'ha salvata come gomma. Allora, il DRS non è ancora abilitato, quindi purtroppo non può riattaccare Vélez, perché abbiamo visto che Matheus è andato all'attacco dei Nico, e però là davanti Matthew sta facendo già il suo. Il problema è, vedremo quanto Alberto riuscirà a essere veloce nel sopravanzare questi due, soprattutto se ce lo concederanno. Ecco. Una nota di prima, mi è piaciuta molto di più la difesa di Nico, che è stata dura ma che ha dato spazio ad Alberto. Quella mi è piaciuta molto di più. Se vogliamo mettere in confronto quella difesa con quello che ha fatto Matheus lì, dopo capisci che sono due cose diverse. Allora, Matheus su Venom, noi stiamo andando bene, 1.7 Matthew, e al momento comunque io credo che non sia affatto facile anche con la gomma media, e infatti stanno battagliando tantissimo là dietro, non sia affatto facile con la gomma media risalire. Perché poi da questo giro Alberto può farcela, perché Arredes ha perso la zona di RS da Nico. All'occasione, esatto, deve farlo nel rettilineo principale. All'occasione adesso Alberto, questa è l'occasione buona. Ultima recta, sì, però mi sa che non si attacca adesso. No, è vero, dal prossimo. Se ce la fa deve farlo senza. Però ci prova adesso, Se gli dà fastidio ci prova adesso. Occhio all'esterno. Bravi. Lui ha lasciato spazio. È stato un signore. Beh, Alberto l'ha dovuto tagliare. Però, però comunque si è allargato. Concesso. Sì, che, no, che poi comunque...
Vélez ha preso 6 secondi. Vélez ha preso 6 secondi in mezzo giro. Che comunque, ragazzi, 6 secondi in mezzo giro non è facile. Che comunque, ragazzi, è dietro il compagno di squadra. A Redes e Ruffonico comunque c'hanno un qualcosa da fare contro Matheus, perché stanno lottando per il secondo posto. Sbaglio, gli MRL contro la Liga e la Liga sono secondi, divisi da 4 punti, quindi è posizione importante adesso e si stanno battagliando. E comunque davanti hanno anche Villegas che ha dimostrato. Oh, è andato largo Alberto. Alberto, secondo me l'ha persa. Meno male. Secondo me per un momento l'ha persa perché è andato largo. Là non ci vai facilmente. L'ha dovuta recuperare. Meno male che l'ha recuperata. Io direi più che altro. Meno male che è rimasto un secondo e uno da Villegas. Se no, cominciava il ciuffo. Importante che adesso Alberto deve cercare di, speriamo che non abbia rotto. Io perché ho paura che i nostri piloti ci hanno qualche danno con tutte quelle botte che si sono dati. Non saprei, non ho che dire. Urca. Mattia non se ne sta andando tantissimo da Nico, ma penso che più che altro c'è un problema all'ala sicuro. Mattia, eccezionale, Nicolas, no? Por eso tan io credo che stia gestendo. Sa che Nico non quanto gli ha dato? 2-3-4 decimi in qualifica, se non mi sbaglio, Nico. Alberto era 1,7-2 secondi. Ah, secondo me Alberto qualche danno ce l'ha. Gran papele, ah sì, sicuro. La derecha, la velocità punta del colombiano. Sector 2 para él, a ver. Deve difendersi. Villegas non è lento, ma secondo me Alberto ce l'ha qualche. Però secondo me pure Mattia non è che sta spingendo molto. Secondo me pure Mattia c'ha qualche danno, perché il ritmo di Mattia era nettamente superiore a tutti. Le cose sono due: o al momento è Nico che sta tirando. Tanto Bortolozzo passa Venom e si porta in nona posizione. Matheus là dietro non è ancora riuscito a passare gli MRL. Sì, perché sono tutti sotto DRS, che ce l'ha adesso Alberto. Io credo che Alberto adesso si sia messo in una posizione abbastanza pericolosa. Io voglio vedere il rendimento del pneumatico. 8 decimi in un giro da Nico Alberto. Faccio stento a credere che non ha danni. Vamos a ver cómo lo aguanta. Ma anche Mattia ha perso qualcosa da Nico. C'è Marco Gano in chat che ci può dare delle news. Safety car, terza volta, ragazzi, terza safety. Otro coche de seguridad, no sappiamo a ver qué pasó en esta ocasión, Direi di mettere una rossa. Non so, nei fatti che dipende da cosa fanno gli altri. Replicado. Incredibile. La rossa la puoi mettere adesso. Sì, se ce l'hai nuova. Sì, sì. Cambieresti l'ala, ma dove vai a finire? Scusate, ma Matheus ha passato Ruffoni. Ah, ok. Gli si stanno passando e ripassando. Una lastima, terzo safety car. Teoricamente no, perché finiscono in mezzo a quel gruppo, non gli conviene mai. Mattia deve rimanere davanti. Mattia deve rimanere davanti, non può fermarsi, secondo me. E il fatto che le strategie sono un bel dito in quel posto, perché se dietro si ferma dopo è tardi. Però Alberto si sta distanziando come ha fatto prima, se notate dalla minimappa. No, non rientra. Alberto potrebbe marcare Nico se Nico si ferma. Ma si devono fermare gli altri, altrimenti sono gli unici che poi escono dietro. Questo non è un bene, sta safety car, per il momento in cui è arrivato. Sì, ma guardate che stanno per rientrare, perché Alberto ha perso 3 secondi e si sta rallentando. Sì, tutto. Sì, vanno ai box, vanno ai box. La rossa, credo. Entrano tutti. Tranne i League Online. Uno non entra. No, non vero. Che sono rientrati in troppo pochi. Cioè, è entrato abbastanza. Sono entrati in Sono entrati tutti. La strategia potrebbe essere buona. C'è un piccolo problema. C'è un piccolo grande problema. Guardate chi è davanti a Matthew. Non bene. E vabbè. Che se vediamo, magari prima lo abbiamo visto male. Luca, che adesso, allora, Luca, io lo so che te stai cercando di mantenere le acque
calme, ma credo che la rossa ne avrà tanto. Credo che noi quattro, più non so quanti ci stanno seguendo in questo momento, abbiano visto benissimo cosa sia successo prima. Allora, analizziamo bene la situazione. Abbiamo quattro piloti davanti, due con le gomme hard, che quindi con la gomma rossa sappiamo benissimo che nei primi giri potremmo farcela tranquillamente anche solo con la trazione, e i due nostri rivali per il titolo, che sono i Liga Online, che hanno gomma media da 6 giri. Bisognerà stare allora, questi giri di safety car li aiutano, perché erano proprio secondo me quei 2-3 giri che avrebbero avuto di grande sofferenza, quindi in fondo adesso arrivano. No, arrivano facile, in fondo. Però io non ho paura del fatto che non arrivano in fondo. Io ho paura come potrebbero arrivare in fondo. Che gioco sale e come sale. Vediamo un po' come va. Però Mattia non ha perso la posizione su Nico. Lo sai che secondo me Mattia non ha cambiato l'ala, e quindi credo che forse io voglio sperare che c'ha l'ala integra. Mi sembra strano che la bomba stesse funzionando così male prima a parità carrera, non lo so. Della retirata del coche de seguridad. Anche perché Alberto si è staccato di 5 secondi. Non vorrei che Matthew uscito comunque davanti, perché Alberto gli ha fatto da tappo. Però no, no, però Nico più che altro l'avrebbe passato a Matthew se avesse cambiato l'ala, quindi... Una pista che... Io credo che invece Alberto ha rallentato solamente per cercare di perdere meno tempo, sì, la van a tener che e ha perso una posizione. Quella su Viegas. Vediamo, saranno... Nessun danno all'ala per entrambi. Bene, importante è questo. Ecco, tutte quelle sberle. No, però i danni al completo salvano. Se fosse stato simulazione saremmo finiti. Allora però è la controprova dell'ok il completo, ma fino a un certo punto, perché insomma. Allora, pardon, io devo farmi a colpa, ma ottimo passo di Nico, perché con la hard stava facendo un gran bel giro. C'è anche da vedere se stava utilizzando le S. Vabbè, comunque il ritmo ce l'aveva, cioè in quel momento che abbiamo quei giri lì. Cioè, secondo me Matthew in quel momento stava gestendo tranquillamente la situazione. Io, ragazzi, io ve l'ho detto che oggi non me la sentivo bene. Già un qualcosa dentro me lo stava... Io adesso mi sento malissimo, non so voi, io bevo per dimenticare. Bravo, peccato che ha. Vediamo se rientra adesso la safety car. Sì, per forza, sono tutti attaccati. Io... Intanto Antonio Nisidi, grazie per il follow. Lopez chiama e Chase Ford che porta sfiga. Perfetto, a posto. No, también quinta posizione l'italiano con las blandas. Tiene 7 giros ortoloso. Ai ai ai, io ho paura di questa ripartenza. Stiamo arrivando al momento clou della gara. Coche de seguridad en esta vuelta. Ah, a mí me gusta bailar a ritmo vuelta. Ok, perfetto. È stata... Siamo entrati nel momento ballo di gruppo. Ragazzi, siamo partiti a mezzanotte, siamo a 1:20, non è ancora finito il Gran Premio. 60 safety car. Ho visto più safety car qua in Bahrain. Ho visto più safety car qua in Bahrain che a Singapore. In Master. Vediamo. Vediamo il signor Aredes cosa. Partito bene. Partito bene Aredes, sì. Bravo, bravo, vediamo Rezzonico. Vai Rezzonico. Paradossalmente sono i nostri rivali, sono tutti davanti, perché sono i due di MRL e i due del Liga Online. Viegas su Nico. Sì, ruota a ruota. Viegas ruota a ruota. Siete vuelta nada más para finalizar el Gran Premio de Bahrain. Wheel to wheel. Rufo Nico con la duras. È all'esterno. Matthew è già arrivato. Mattia, ti
ti parlo da compagno di squadra. La posizione a Nicolas rifatti tu. Melnik che cacciò la sesta. È strano che buono, ci sia, è buono, 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 si è girato Alberto, Alberto è passato quinto. Si sono girati in due. Ragazzi, ragazzi, non so cosa sta succedendo tra Bortoloso e Mattia, ma non è che l'avevo visto buonissimo. È passato Mattia. Che va a dar... No, 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 ha rotto. Ha rotto, Mattia ha rotto. Bortoloso ganando la posizione dello italiano. O Mattia, o Mattia o Bortoloso ha rotto, perché lui è grande azione. Non l'ho visto girare Mattia, io spero che non ha rotto, però perché ho visto che c'è stato un contatto tra di loro prima. Allora Matteus Suarez. Oh, dove va? Oh mamma mia. A Redes ha deciso di fare le cose sue. Tito, mantiene bene la prima posizione. Ma fa come Schumacher. Rufo Nico che si ma fa come Schumacher con Barrichello. Ma lo spazio c'era. Se non ha preso il muro, lo spazio c'era. Che con Nico. Mamma mia, se guarda, mancava solo questo. Il ritiro sul muretto dei box per non darla scia dietro. Allora, intanto sta andando. Mattia sta andando a prendere velocemente Rufonico. Con dietro Alberto, se lo sta portando appresso. Tre secondi di sanzione, non riuscivo a vedere, coche... Comunque, sì, e sono sei per Acosta. È strano che ci siano così poche penalità per taglio. Acosta peleando perché non escono da curva 4. Con Bortoloso. A pleno, te io, attenzione a... vai Mattia. Oh Mattia, 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 Mattia. Inquadrate Mattia, po 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 po. Perché ci sta sto trenino. Dentro Mattia. No. Oh. Sì, a ver, se empiezan a toccare, fíjate il piloto de Fit. Están los dos italianos. Alberto, che cosa abbiamo deciso di attaccare no, due contro non lo passare, non lo passare, non lo passare. Lo passa adesso. Intanto attenzione a Redes davanti con Matteo. La posizione, però, la adesso abbiamo il DRS. Fossi in Alberto non mi butterei pure io, Facundo Arez che cala la seconda. Plaza corrente, l'italiano gana bene la terza posizione. Bene. Credo che tenterà di passarlo adesso. Aredes. Matteus Aredes. Bravo. Bella. Qua gli ha girato tutto. Alberto è passato. Alberto è passato. Ci siamo, ragazzi. Della carriera, showdown. Non era Ultimate Showdown, ragazzi. 5 giri per i nostri piloti. Dai, ragazzi, adesso dobbiamo fare il tifo. Qua, dai, ragazzi. Io ci sono. È che il mio tifo non può superare una certa soglia. Matteo è già arrivato. Matteo già l'ha preso. Calma Mattia, calma Mattia, ce n'hai di più. È un po' un problema perché adesso si traggono i DRS. Dietro c'è Alberto, ragazzi, gestiamola bene, ce siamo. Aredes ha dato un pochettino di ers nel rettilineo prima. Aredes ci prova su Matteus lì. Falli fare. Viegas 3 secondi. Vai, cambio di traiettoria. Oddio. Eccolo. Il brasiliero che viene juntandolos a todos, così è davvero 3 secondi Aredes. Uno di meno. Matthew. Dentro Matthew. Chiamo Mattia. Bravo. Ganando lui la seconda posizione. Alberto también. Alberto. Dove vuoi andare? Ahí se toca muy complicado. Alberto sbaglia. Alberto lì ha sbagliato. In esa curva rapida. La voglia. Non era para meterse. No, questa se mette la Ferrari di Rodrigo. Troppa fretta, c'è talmente di più per la curva, non perde il treno. Occhio davanti. Ah, è già passato?
È già passato così? È già passato così? Adios, amigo. Sì, però c'è cioè, anche lì. Ragazzi, cosa inquadra Redes? Perché? Ah, ragazzi, c'è un però... Alberto davanti. Si è girato un licco, Velez. Ragazzi, occhio perché Matteus butterà tutto adesso per passare subito Mattia. Ultima vuelta, Piero. Infatti io non l'avrei passato lì, È come prima. Bravo, fammi l'incrocio. Non ce l'aveva lo spazio, Mattia. Se non si spostava, non ce l'aveva lo spazio. Non si rinde. Al DRS. È andata male. E vabbè. Non staccare profondo, che c'è il DRS. Ti prendi si rischi. C'è il DRS, devi tirare uno staccatore. Ragazzi, io non so cosa sta succedendo dietro, ma Alberto è quinto. Cioè, si è girato e tutto, Alberto è quinto. Si è girato a Costa. Credo che ci sia stato un contatto, sì. Ma a sto punto Matthew, sai che vuoi fare? Passa all'ultimo giro. Ma sì, ma mettiti dietro. No, secondo me sai cosa deve fare adesso Mattia? Attaccarlo adesso e staccarlo nel misto. Mamma. Sì, ma secondo me deve attaccare adesso che c'ha il DRS e nel misto scappa via, perché ne ha molto di più Mattia. Deve solo passarlo nel misto. Comunque credo sia in difficoltà di gomme, il... E ragazzi, secondo me Alberto va a prendere Bortoloso. Costa media, sì. Se prende Bortoloso è terzo. Mattia, è il momento. Guarda che si sposta l'ultimo al centro. Bella! No, si è spostato dopo. Dopo aver capito dove voleva attaccare Mattia. Se si è rotardo. Ora difenditi. Adesso c'ha il DRS. Il de Liga Online, qui la quadra, Sierra, viene l'italiano, va por afuera. El Mercedes. Bravo. De Brasil, a ver si hacen la maniobra a la 2. Tre secondi. La curva. No, scusate, no, viva la sportività. La curva 4. La curva 4, Luca. La curva 4. Michael Masi. Curva 4. Hai visto quando ha preso l'avviso? Allora, raga, se Alberto riesce a superare Bortoloso, è perché è vero, se Alberto passa Bortoloso, occhio che sei 1-2. Ma deve passare. Metti, non si deve prendere mezzo rischio. Eccolo là. Non è! E no! Chi ha frenato in faccia, sono sicuro. Sì. Non so se lo scivo a toccare. Ha avuto... Non te lo devi prendere il rischio, non ci devi neanche sta vicino. Stanno aspettando solo quello. Perché già sono dietro. Non lo devono fare. Che cambiante che sei sta carriera, la verità. E ci senti vai a complicare la vita. In tutti i momenti. Sì, fijate il compagno d'equipo. E che cappero. Stanno aspettando solo quello. Sì. Bortoloso, lo tenemos Alberto. Mannaggia la miseria. Nicolás Melique già sta. Speriamo che Alberto riesca a prendere Bortoloso. Qua non serviva. Aspettava solo quello. Stava incollato. Staccati. Tanto che fa, attacca quello. C'ha tre secondi pure quello. Non serviva. Lì sono d'accordo, non serviva. Ma io secondo me c'ho pure l'interpretazione del perché è successa sta cosa. È stata tutta involontaria quella di Mattia. Però Mattia è troppo abituato bene con noi che a un millimetro ci possiamo stare. Con loro non ci si può stare. Non ci voleva un colpo di genio per capire che non ci li sta a prescindere vista la situazione. Cioè, è già successo con Bortoloso e Alberto, che comunque lì c'era il lag e ci sta. Cioè, però, capisci che poi ti metti in difficoltà perché prendi una barca di punti va a finire. Sì, però sinceramente se prendiamo una barca di punti noi... Ah no, quello sì, ecco. Perché io ti parlo della situazione peggiore. Sì, però. Sì, se prendiamo una barca di punti noi devono prenderla pure loro, altrimenti se loro non la vogliono prendere noi non lo possiamo prendere. Alberto ha 1-1, comunque. Io sono d'accordo con la direzione gara se la direzione gara penalizza entrambi. Alberto sta andando a prendere il Bortoloso. Ma un giro, un 2000.
21 metri. In questo momento siamo sul podio con entrambi. Italiano la prima posizione. Cambia la seconda piazza. Aredes forse ha capito che probabilmente lui sta in acque tranquille da un certo punto di vista. Peccato, io sinceramente sono un po' amareggiato con Alberto perché ha fatto un attacco che non serviva lì. Per come eravamo messi. Alberto non serviva e a Matthew non serviva stare un centimetro dalla macchina davanti, perché non serviva a prescindere. Che Alberto può inserire al podio? Perché è una posizione scomoda, era scomoda. Adesso era troppo vicino. Sarei curioso di cosa ci dicono i ragazzi che ci stanno guardando, se ci stanno guardando, perché siamo anche l'1:30. Deve passare Bortolozzo Alberto in qualche modo. Guarda, con tutti i rischi che abbiamo preso, non correrei un altro rischio. Curva sector 2 per Matthew che si va a llevar. A mezzo secondo. La sesta fecha en esta del Gran Premio de Bahrein, estamos en vivo por YouTube, estamos estamos también en retransmisión por el Allora ripeto, su questa l'ultima di Matthew. Hay mucha gente prendida, más de 100 personas, 106 personas mirando el vivo en este momento en YouTube, tenemos 30 personas en el Twitch. Ha sbagliato, però non doveva stare vicino, cioè falli fare, sono 3 secondi tutte e due. Vabbè, però intanto abbiamo vinto, Poi vediamo. Sinceramente adesso intanto non andiamo sul podio con Alberto per 2 decimi, peccato. Vedi che bastava rimanere lì dietro, non serviva quell'attacco, perché alla fine il podio sarebbe arrivato lo stesso primo e secondo. Però è successo, sono successe cose che veramente non vanno bene. Cioè, mi sembra che da la prima parte, però comunque ormai tralasciando questo fatto, perché ne abbiamo parlato anche ampiamente e poi se la gestiranno nel post gara, secondo me quello che sta caratterizzando questo campionato è che innanzitutto siamo molto 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 competitivi anche a livello mondiale e lì non c'erano dubbi. E soprattutto fa piacere vedere che non abbiamo preso penalità. Questo fa tanto piacere. Ora sì, lo fuochi artificiali che si hacen presenti. Quello sì. Poi ripeto, come il podio. A Lorenzo aspetta. A me un po' l'amaro in bocca me l'ha lasciato, non tanto Il fatto che non si sono viste belle cose, ecco, sinceramente quello che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Sono contento comunque che Mattia ha vinto in questo momento. Vediamo cosa dicono nel post gara. Mi spiace per Alberto, che adesso è arrivato Alberto, così glielo diciamo pure, quell'attacco lì. Perché Albe? Aspetta che tra poco lo prendiamo. Alberto, non lo sentiamo ancora. Eccolo, forse sento qualcosa. No, non so. Sì, eccolo. Forse ancora con l'audio in parte, credo. Comunque fa un po' schifo appena diciamo sta. Perfetto, comunicazioni che neanche la censura. No, intanto lo muto così può fare il discorso in parte. Dopo appena rientra, a come attiva la webcam. Per il resto è niente. Ripeto, l'ultima purtroppo di Mattia è stata un problema. Bisogna anche vedere le immagini, però sì, da fuori è stato un palese errore di Mattia. Alberto si è messo gli occhiali perché non crede a quello che ha visto. Alberto, hai fatto una buonissima gara perché non eri allenato per niente. Non ho sbagliato ad attaccare, se no ti taglio l'aria. Più che altro la mia domanda era: non ce n'era bisogno lì? Ma sì, secondo me ero tanto affiancato. Quindi. Però aveva 3 secondi, gomma rossa. Ti sei chiusa un po' la vena, diciamo, dai. Un pochettino ti sei chiusa lì.
Avevo, è colpa del lag. Ah, ok, a posto. No. Ah, mi dite una cosa, io non so se Mattia adesso sarà qui nel post-gara, spero di sì, però l'ho visto tanto nervoso Mattia, vero? Dopo un po'? Dopo qualche duello? No. Direi dopo subito. Dopo subito, a posto. Boh, comunque... Sì, perché si era visto con Mateus. Comunque è un po'... Non so, non capisco se... con noi avessero un trattamento diverso o se proprio sono così. Eccolo Mattia. Mattia, ti ricordiamo che per favore parolaccio tutto, non le diciamo, grazie, sappiamo il tuo stato d'animo. Che schifo, mamma mia. Ecco, calma, adesso raccontaci. Allora, raccontate più che altro, ecco, raccontaci più che altro, io partirei dall'ultimo, perché era quello che stavamo discutendo in maniera più recente. Cioè, ma c'era bisogno che di rimanere attaccati? Cosa? Poi, perché sei rimasto così attaccato lì? Perché secondo me stavano aspettando solo quello. Allora, lui ha iniziato a farmi break testa quando ho preso 3 secondi, continuato a rallentare abbastanza apposta, e anche andando piano non riuscivo a non staccarmi. Poi ha iniziato ad andare piano per tutto il rettilineo, e praticamente ha frenato prima... E il contatto non c'è stato, perché da me, allora, siamo vicini, però cioè, si vede che c'è un po' di spazio tra lui e si gira da solo. Io veramente non so cosa dire. Ho tante di quelle cose da fare dai commissari, che se loro ci prendono 10 punti, loro gliene danno. Guarda, intanto gira tutto verso... Poi girate. Molte cose, Mattia, l'abbiamo visto. Molte cose le abbiamo viste. Intanto girate le cose. È un po' ridicolo. Perché no, sono arrivato a fare i break test, mi sembra un po' eccessivo. Sì, diciamo. Sì, non corrono, non... Vabbè, sto zitto. Cioè loro non corrono per vincere, cioè, vedono che sono lenti e quindi fanno di tutto per togliere quello che si meritano, che sono più veloci. Cioè, perché alla fine quando facevo break test, cioè io alzavo anche di un secondo, avrò girato in 31 quando è successa quella roba, che si gira in 28 di solito, mi sembra anche un po' abbastanza... Tutto da no, vedere. Allora diciamo che cioè, se volete ve lo faccio vedere, poi tutto. Cioè, posso anche darvi tutta la gara, che tanto non è stato un momento tranquillo. No, diciamo che allora noi da fuori abbiamo visto bene molte cose, come sono andate, e sappiamo bene come sono andate certe cose. Diciamo che comprendo, che visto che ci sono stato anch'io lì a guidare in Francia, comprendo il nervosismo di entrambi. Perché c'è solo una cosa che mi dispiace, quando mi sono buttato un po' la curva a gomito, che lì era stato proprio di sì. Foga. Però infatti poi mi sono un po' rilassato e ho aspettato l'undercut. Che poi quando lui ha preso 3 secondi, io volevo solo stare dietro. Ho detto bella penalità, più ai miei reclami. Infatti, mi sono reso conto quando ha preso 3 secondi, tu e la prima cosa che ha fatto alla chicane è rallentare clamorosamente, proprio ti sei fermato perché stavi lì in mezzo tutte e due, dici ok, però mi sembrava strano che fai un errore del genere. Infatti allora io non voglio essere in malafede, però mi sembrava troppo strano un errore del genere. Adesso tu ci stai raccontando questa cosa, comunque adesso ci saranno i video, come si fa a ruotare la merda delle camere? Video e tutto, dovresti non di qua. Ce l'hai la rotazione schermo attiva? Sì. Ma che volante hai? Teoricamente dovrebbe girare da solo. C'era il pulsante? Ah, eccolo qua. Allora. Comunque, parlando... Eccolo qua. Intanto vediamo i messaggi di Andre. No, era per capire. Oh, mamma mia. Ma a parte il lag. Beh, questo è il bortolaccio di Singapore. Poi se volete vi faccio vedere anche il resto, no problemi. Tanto qua tutto. No, vabbè, teniamocelo per dopo. Non è un problema fare l'analisi. No, più che altro ti chiediamo un'altra cosa che avevamo visto dalla diretta, quello che era successo con Bortoloso, la salita della... Ma io c'ho il video per verso destra. Poi non... Semplicemente. Ah, okay. No, l'avevamo visto, mi sembra, solo... No, ma Mattia, noi da qua abbiamo visto tutto, è soltanto che noi chiediamo conferme altro. Se, siccome c'è il lag, io ho detto, vabbè, chiediamo. Vai, Albert. Praticamente, allora, se la traiettoria ideale è di stare a sinistra, Mattia era alla destra,
Mattia, giustamente. Mattia era sulla linea, mi pare. Sì, sulla linea, sì, di destra. Va, giustamente va dove c'è spazio. Bortoloso, nel frattempo, che fa? Continua ad andare a destra, nonostante la traiettoria ideale fosse da andare a sinistra. E giustamente a un certo punto Bortoloso ci ha spinnato. E... ma è il fatto che adesso non mi ricordo. Ti ricordi se Bortoloso aveva vetture a sinistra? No. Okay. C'era solo Mattia. No, più che altro, Luca, ricordo io tutto, perché tutto è iniziato alla curva 10 con quell'entrata di Matteus su Mattia con un altro pilota, e Mattia stava al centro. Mamma, con un sandwich. È da lì che è iniziato tutto. È da lì che è iniziato tutto. Matteus che si è dopato in qualifica col setup e poi ha voluto fare cose. Diciamo. Sì, ma hanno fatto un po' una contata di gara brutta, perché di solito correvano più normale. Ma poi non si diverte nessuno, è quello che dicevamo. No, cioè, tipo, non è stato divertente. Aredes, con Aredes mi è parso che si poteva lottare tranquillamente. Aredes era bravissimo, infatti l'ho amato, è stato l'unico. No, ma gli MRL sono molto corretti, infatti anche Rufo va forte, magari ci sono quei contatti, sì, però sono corretti e sono belli da giocare. Con questi proprio no, cioè già io avevo avuto una passatina in Australia, che avevo già un po' capito com'era. Poi c'era Singapore, che hanno è successo il mondo. Attenzione, è arrivato il capo. Qua proprio hanno detto, tiriamo fuori perché... Ricordiamo che curva 4, ricordiamo che curva 4 ha colpito anche oggi. Buonasera. No, ma a un certo punto mi sono girato, ok, ero ottavo, faccio due giri, rimonto quello che c'era davanti, e in un giro, allora, curva 1, due si prendono dentro, e uno mi pare si è spinnato, e sono fatto. Nico Villegas. Due curve dopo, due sono affiancati, si centrano, curva 4, una a destra, una a sinistra, io in mezzo. Mamma mia. Sì, è stata una gara un po' brutta. Infatti ci sono spesso ridere. No. Ragazzi, giriamo tutto il materiale che possiamo. Credo che tutti siano d'accordo che la gara non è stata bella. Credo che tutti siamo palesemente d'accordo su questa cosa qua. Fermi tutti. È entrato Mark, diamo la parola a Mark e vediamo cosa ha da dire lui. Ma che c'è da dire? Ma abbiamo un pilota che ha corso perché è stato tenuto fuori il nostro pilota ufficiale, è già tanto secondo me, insomma, che sia riuscito a correre e a portare degli ottimi punti, quindi innanzitutto grazie per Alberto. Poi abbiamo visto tutti quello che è successo, ma abbiamo anche già parlato dopo la gara in Francia, dopo le gare precedenti, no? È sempre la stessa cosa, abbiamo i video, sappiamo che insomma nella maggior parte dei contatti abbiamo ragione, o comunque in tutti, non lo so, comunque ci sono i video apposta per vederlo, speriamo io penso che... e tutto il resto non serve, secondo me tutto il resto, le manovre fatte per innervosirci non serve cascarci o pensare che lo facciano apposta o non apposta, semplicemente bisogna stare il più possibile lontano dai guai, anche a costo di passare per quelli che hanno paura di degli altri che facciano delle manovre sporche eccetera, stare più attenti del possibile, poi magari non può succedere in certe situazioni, è chiaro che se ti danno una sportellata mentre stai passando non è che puoi passarli e tenere 3 metri da loro. Una volta che sei lì, chiaro, di fianco, non più che altro, più che altro, cioè io l'ho visto, io qualcosa che non andava l'ho intravisto al primo sorpasso, io non volevo dire niente, ma al primo sorpasso l'avevo intravista che oggi sarebbe stata lunga come serata. No, ma anche io. No, ma assolutamente. No, l'importante è che non ci perdiamo poi ora ho visto dei commenti nella chat di là i brasiliani, non ci mettiamo a fare come quello che hanno fatto i brasiliani la scorsa volta, perché se no veramente quello è importante, scendiamo a un livello che bravo. È peggiore di quello loro, perché loro per me hanno un livello, un modo di comportarsi, e noi ne abbiamo un altro, quindi noi scendiamo molto più di loro se andiamo a fare, anche solo a rispondere a certa gente che, ripeto, è gente che guarda una gara, che magari non capisce nulla di quello che sta vedendo o semplicemente non sa neanche cosa sta vedendo,
e quindi andiamo a rispondere a questa gente solamente per orgoglio, perché ci stanno offendendo. Questa è una cosa importante, comunque, nel senso Jacopo, le offese che arrivano da certa gente o delle provocazioni vanno lasciate lì, ma non perché siamo più bischeri noi, scusate il fiorentino, ma molto semplicemente non serve a niente andare a difendere noi in quella chat, non serve a niente. Abbiamo una chat con gli organizzatori, lì è la chat dove gli dobbiamo dire di tutto e di più. Poi il resto non deve esistere, perché poi dopo si passa noi dalla parte del torto per della gente per cui non vale neanche la pena proprio minimamente passare da quella parte lì, assolutamente. Ci mancherebbe altro che bisogna passare dalla parte del torto noi, che sappiamo come siamo in pista, come guidiamo, per colpa di questa gente qua che provoca in pista e fuori dalla pista, assolutamente no. Solo questo, poi vi lascio la sì, parola. Sì, importantissimo. Anche perché oggi non tiriamo lunghi, perché ovviamente già sono le due. Ecco, 2:15. Sì, sì, infatti faremo questo ancora forse 5 minuti, poi credo che anzi qualcosa in meno, poi già andiamo tutti a nanna perché siamo quasi le due di notte. L'importante, come ha detto Mark, è che dobbiamo essere più furbi nel non rispondere. Io credo che in quel momento, quando tu sai di avere ragione, quando tu hai le prove, o comunque quando tu sai che hai ragione, devi lasciar parlare gli altri, perché poi dopo, quando ci saranno i fatti, sono quelli a parlare più delle parole che scriviamo o che commentiamo verso gli altri. Ovviamente in gara, quando c'è la gara, può scappare qualche parola, può scappare qualche considerazione, ma l'importante è che rimanga sempre nei limiti della civiltà e di non scadere in provocazioni perché gli altri ti ci vogliono mandare lì. Importante è rimanere tra virgolette controllati, e poi dopo vedremo alla fine chi avrà ragione. Absolutely nothing more to say. Vuoto, comunque è difficile parlare di passo gara, direi. Ecco, mettiamola così. Che cosa hai capito di questi test? Il passo gara non si è capito. No, io ho capito una che cosa la mia molto importante. Resistente a tutto. No, allora, a proposito, infatti a metà gara, quando ti abbiamo visto, no, forse anche esagerato, ecco. Ecco perché dici, ok, se volete il completo lo mettiamo, però il problema è di mettere esagerato. Il completo è questo, che poi ci si butta fuori. Ecco, è purtroppo più che altro lavorare sulla verità. Luca, mezzo. Stavi dicendo qualcosa sul passo gara con le hard, giusto? Windows Vista, passo adelante al massimo. No, Luca, stavi dicendo qualcosa sul passo con le hard, giusto? Sul passo con le hard, stavo per dire, a un certo punto della gara noi abbiamo visto perdere dei decimi su Nico che era secondo. Con tutte, diciamo, le scazzottate che erano successe, abbiamo detto ok, avranno dei danni all'ala entrambi, perché non sembravate brillantissimi. C'era gestione, c'era qualcosa che non andava. Io non mi trovavo benissimo con l'assetto. Secondo me l'1:11 di sospensioni è stato un po' azzardato. Però io non avevo le mani, cioè andavo tipo 2-3 decimi più nelle prove. Cioè, ok, seconda parte di gara bene, però passare da non aver girato a 1:11 di sospensioni in Bahrain è stato un po' azzardato. Perfetto. Ah, unica cosa, io ho capito una cosa della gara, che curva 4 dava penalità e oggi nella Real Life non l'ha dato. Punto. Perché ecco, la Mercedes, questo possiamo no aspetta, con la Red Bull in curva 4 ha preso 3 secondi. Matteo si l'ha preso in curva 4. Ah, davvero? È il carro di oggi, allora. Sì. Vedi come gira una Mercedes che non le ha presi per 24 giri, perché la direzione gara ha detto che voleva fare di scapoccia sua, ma non, ripeto, non per Mercedes, per la direzione gara, sia chiaro. Una Mercedes passa lì, mette 2 ruotine. Ah! Ma era per far vincere l'altra Mercedes. No. A un certo punto pensavo di fare secondo, ma alla fine le gomme erano esplose. Hai fatto un burnout per ritornare dentro. Se non avessi messo 11 di sospensione dietro, forse ci arrivavo. Vabbè ragazzi, sono l'1:50, Luca, io direi che questa meravigliosa live notturna si possa concludere qua. Ci sta, commentatore diventa pilota in live.
commentato. Questo sarà uno dei video di tendenza prossimamente. Allora, niente, quindi ci possiamo congedare, ci possiamo salutare. Jacopo, Simone, Andre, ovviamente Mattio, Alberto, il cagnolino Pinguella, barra... Ti dico, raga, ma non c'ha un collo da gatto, c'ha 9 metri di collo, no. è un'alpaca, guarda quanto collo c'ha. Questo mi si assomiglia più a un gatto, ti devo dire la verità. L'altro c'ha un collo, sarà che è tutto bianco. Vabbè. Oh mamma. E detto questo, ovviamente, grazie Alberto, grazie Matthew, grazie Marco. Che è successo? And what are we doing? I don't know. Signori, su questa direi che possiamo decisamente chiudere. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima. Ci vediamo domani, perché attenzione, per quanto riguarda il periodo pasquale, vanno subito in pista domani. Vanno subito in pista domani la Sport League, poi martedì la Pro League, poi ovviamente settimana santa si va a riposo, si ricomincerà direttamente la metà della settimana ancora seguente, giovedì la Master, sempre a Austin. E dopodiché la Prime, per chiudere il cerchio, e poi si ricomincerà nel calendario solido. Il mercoledì prima la Europe. Bravissimo, ecco, bravo. C'è la Euro mercoledì della settimana prossima, inizio mese. Sì. Non mi ricordavo adesso la data, il calendario mi dice che è il 7 aprile. Occhio al pesce d'aprile, mi raccomando. Buonanotte, ci vediamo alla prossima. Ecco cosa, buonanotte. Ciao. Notte. Che è una scottezza.